di mettere nella propria metà campo l'Avellino. Abbiamo avuto 4-5 situazioni per poterla sbloccare già il primo tempo. Non ci siamo riusciti perché poi non è facile dopo tre partite, il turno infrasettimanale, venire qua all'Avellino, un campo importante contro una squadra in salute, perché noi abbiamo visto la partita che ha fatto l'Avellino contro il Bari, contro la Ternana. Io conosco personalmente il mister perché l'ho avuto da allenatore e so che battere le sue squadre non è facile, quindi vincere qua credo meritatamente, perché poi la sofferenza del finale ci può stare, per la fisicità dell'Avellino, anche la voglia di non mollare, di voler raggiungere il pareggio ci può stare, però credo che la squadra abbia fatto una grande prestazione, ripeto, dopo tre partite, su un campo difficile, ha portato a casa una vittoria pesante. Allora, secondo me siamo stati bravi e fortunati a costruire un gruppo fantastico, ma non lo dico perché per piaggeria, ma perché veramente dal primo giorno mi sono accorto che questo gruppo di ragazzi può togliersi delle soddisfazioni. Sono 22 calciatori di un livello alto, si allenano in modo straordinario, ma la testimonianza è chi entra che alza ancora l'intensità della gara, mette a disposizione del gruppo le loro qualità. E per questo, secondo me, l'allenatore sì, deve essere bravo. Però se non trova la disponibilità e un gruppo così straordinario difficilmente può ottenere risultati. Avremmo recriminato un po' qualcosa, secondo me, per quello che si è visto nei 90 minuti. Poi se la sofferenza di 10 minuti può fare spostare la bilancia una partita meritata o non meritata, poi sono punti di vista. Io l'ho vista in video in queste due gare. Conosco l'allenatore e so che venire a fare punti qua, sarà difficile per tutte le squadre. So quello che trasmette il mister, perché ce l'ho avuto come allenatore, un allenatore preparato, un allenatore che ti dà le motivazioni giuste e soprattutto in questo contesto è l'uomo giusto che può far raggiungere l'obiettivo che si è prefissato l'Avellino. Non ho dubbi che raggiungerà l'obiettivo il mister e l'Avellino. No, erano programmati se le cose non si fossero sbloccate, perché poi tre partite in una settimana si fanno sentire. Noi poi sul sintetico non siamo abituati a giocare e quindi lo soffri un attimino. Quindi i cambi potevano essere la chiave di svolta della gara e così sono stati, ma per la disponibilità, per l'incisione che hanno avuto i ragazzi che sono entrati. Ma lo devo scoprire io, Denis. No, deve solo trovare la condizione giusta, perché è stato sfortunato all'inizio, si è fermato per un mese per un problemino fisico, adesso è entrato a pieno regime in gruppo e non lo scopro io, Denis. Lo devo rivedere, sinceramente non lo ricordo. Lo devo rivedere, sinceramente non lo ricordo.